Buongiorno Teletrio, grazie Pasquale Ficocelli per questa possibilità che dai a me di poter fare gli auguri a tutta la cittadinanza, ma soprattutto un augurio a Teletrio per la bella possibilità che dà a tutti noi di poter vedere tutto ciò che accade nel nostro paese. Quindi un qualcosa, credo che sia un qualcosa di bello, poter rivedere tante belle immagini, ma soprattutto per quelle persone che vivono fuori del nostro paese. Quindi grazie Teletrio e auguri a te Pasquale, affinché Teletrio possa crescere sempre di più. Innanzitutto permettimi ancora una volta di ringraziare tutti i cittadini di Faggiano per questo secondo, diciamo, mandato e questa possibilità che danno a me come sindaco in occasione della tornata, dell'ultima tornata elettorale. Quindi una grande soddisfazione è stata per me, per la mia amministrazione, il 2019, ma diciamo una grande responsabilità, perché il secondo mandato è forse più responsabile, bisogna avere più responsabilità del primo. Quindi noi metteremo in campo tutta la nostra forza affinché tutto ciò che abbiamo scritto nel nostro programma elettorale sarà fatto in concerto sempre con i cittadini. Quindi colgo l'occasione per ringraziare di nuovo e augurare a tutti veramente un sereno Natale. Un Natale particolare voglio augurarlo ai nostri nonni, perché noi abbiamo tanto da imparare da loro. Quindi grazie ai nonni e un augurio particolare. Un augurio ai carabinieri, alla polizia locale, perché diciamo loro sono i custodi della nostra sicurezza. Veramente un grazie e tanti auguri. Un augurio, permettetemelo di fare, anche a tutti i dipendenti comunali, a tutte le associazioni, per il grande lavoro che svolgono nella nostra comunità. Ma un augurio particolarissimo lo voglio fare, proprio particolare, come dicevo prima, a quelle famiglie che possono ritrovarsi in questo periodo. Perché, guardate, io credo e ritengo che sia una cosa bellissima poter pranzare insieme a quelle persone che sono lontani dal nostro paese per ovvi motivi. Quindi stare insieme, pranzare insieme, credo che sia un qualcosa di veramente bello, un qualcosa che, diciamo, tradizionale, ma una cosa per me è bellissima. Quindi questo è un augurio veramente che faccio a tutti quei cittadini che stanno fuori dal nostro paese, per poter fare ritorno in questo bel periodo che è il Natale, affinché possano stare insieme a tutti i loro cari. Cosa dire? Poi naturalmente auguro un anno nuovo sereno, un anno nuovo ricco di soddisfazioni a tutti, ma mi preme sottolineare e dire che soprattutto ci sia il lavoro e che quelle problematiche, quei problemi che stanno accadendo per quanto riguarda l'ex Ilva possano risolversi nel miglior modo possibile, affinché continui ad esserci il lavoro per tutte quelle persone. Perché senza lavoro una persona forse, ma quasi sicuramente, perde anche la dignità. Quindi credo che un lavoro per un ragazzo, per un padre di famiglia, per una mamma, credo che sia molto ma molto importante. Quindi veramente auguri di cuore a tutti. Auguri, auguri, auguri Faggianotti e nonna.